è ancora giallo sulla fine dell'Airbus dell'Egyptair, precipitato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nel Mar Mediterraneo, al largo delle coste dell'isola greca di Karpathos, con 66 persone a bordo. Oggi un medico legale del team investigativo egiziano è tornato a dar peso alla pista dell'esplosione a bordo. Le dimensioni piccolissime dei resti umani finora recuperati fanno pensare proprio a questo, anche se, ammette, per ora non sono state trovate tracce di esplosivo. Si tratta solo di teorie, dicono dall'Istituto di Medicina Legale del Cairo, solamente ipotesi sulle quali non vi è alcuna certezza. La verità sul tragico epilogo del volo MS-804 è ancora lontana e ieri è caduta anche una di quelle che fino a qualche ora fa era ritenuta una delle poche sicurezze. L'Airbus 320 non avrebbe compiuto alcuna virata prima di scomparire definitivamente dai radar, come aveva invece segnalato nel dettaglio a poche ore dalla sciagura il ministro della difesa greco Panos Kammenos. A smentirlo è stato l'amministratore delegato del NANSC, l'ente nazionale egiziano di servizi per la navigazione aerea, secondo cui il velivolo viaggiava ad un'altezza di 37.000 piedi e non avrebbe fatto alcuna manovra improvvisa e nemmeno perso bruscamente quota prima di far perdere le proprie tracce. Guasto meccanico, suicidio del pilota, attentato terroristico. Tutte le ipotesi restano sul tavolo e solo dopo la lettura dei dati contenuti nei registratori di volo forse si scoprirà cosa sia accaduto veramente. Ma le scatole nere ancora devono essere individuate. L'area è stata circoscritta e si cerca sul fondo marino utilizzando anche un sottomarino teleguidato in grado di arrivare ad una profondità di oltre 3.000 metri.